Ciao ragazzi, buongiorno, voglio registrare questo video perché ieri mi è arrivato il paccone Bottega Verde che ho ordinato i giorni del mio compleanno, anzi in realtà sì, ho ordinato i giorni del mio compleanno e mi è arrivato dopo un po' perché comunque c'è stato, non lo so, ci sono stati problemi con la spedizione, eccetera, non lo so, comunque mi è arrivato da poco. Quindi partiamo subito, ve lo faccio vedere e in più vi faccio vedere anche alcune cosettine che mi sono state regalate al mio compleanno inerenti al beauty e due cose che mi sono comprata io. Vanno alle ciance, partiamo subito. Paccone Bottega Verde è un paccone gigante perché eccolo qui, eccolo qua, l'ho aperto proprio ieri sera, l'ho lasciato anche qualche giorno chiuso perché non ho avuto tempo di aprirlo. In più ho detto, tanto vale, non lo apro perché devo fare il video. L'ho aperto giusto ieri sera, così ho spulciato qualcosa, ma ho lasciato tutto lì. Allora, questa è la carta che non c'entra niente. E mi hanno inviato un sacco di, parte campioncini, ma anche giornalini vari. Questo introvabili, poi uno, Natura Italiana. Dove appunto c'è, dove fa vedere tutte le linee nuove e in particolare quella nuova di Bottega Verde all'avena. Comunque, adesso mettiamo tutto da parte, magari lascio il fogliettino dell'ordine. Quindi, questi mi sta lì, metto in terra, faccio prima altri volantini vari e ok, e tutti i 1000 campioncini che erano dentro questa bustina. E sono Argan del Marocco, crema viso, poi bagno doccia alla menta, insomma un bel po' di campioncini che fanno sempre comodo. Poi allora a 6,90 euro, partiamo dall'omaggio perché è quello più ingombrante. A 6,90 euro con l'aggiunta di 6,90 euro c'è in omaggio questi asciugamani. Questi qui, vediamo un po' se il prezzo che vi sto dicendo è giusto. No, 6 euro, sì, 6,99 euro. 7-10 spugne lilla. Non l'ho neanche aperto perché lo voglio lasciare chiuso così per il corredo, comunque per la casa nuova. Lo metterò da parte insieme agli altri asciugamani che ho. Questo non c'entra niente, però ve lo faccio vedere dopo. Poi altri fogliettini. Pubblicità varie. Allora, ho ordinato, non lo so, mi è presa la pazzia delle creme mani. Erano tutte in offerta, tutte in offerta a 2,99 e quindi me ne sono presa 3. Ho detto magari una la uso, le altre le lascio, le conservo. La prima è questa, la lavanda fioritura italiana. Protettiva idratante con estratto di lavanda italiana e miele. Mi piace tantissimo, sapete che io adoro anche il detergente mani di questa profumazione e la tengo conservata. Comunque questa credo che la utilizzerò anche per le braccia e per profumarmi. Mi piace tantissimo questo profumo. Poi ho preso, non lo so perché, mele spezie crema mani. Questa non lo so perché l'ho presa, forse perché era scontata, ero curiosa del profumo. Boh, vabbè. Crema mani mele spezie con succo di mela ed estratto di cannella. Non è una profumazione che io prediligo, però vabbè. Poi ho preso cioccolato crema mani con burro di cacao e miele. In vista dell'iscrizione in palestra, avrei dovuto iniziare ieri, ma al lavoro, ieri era martedì, no, ieri era lunedì, no, cioè. Ieri era martedì 19, avrei dovuto iniziare ieri in palestra, però c'erano i ragazzi che mi mancavano al lavoro e quindi ho finito alle 7:30, ero stanchissima. La settimana prossima per forza mi devo iscrivere, comunque devo iniziare. Quindi crema mani cioccolato perché non me lo posso mangiare, sarò a dieta e tutto, e quindi vabbè. Cosa ho preso? Ho preso detergente lavamani, limone agrumi con estratto di limoni di Sicilia. Ho detto per cambiare, proviamo questo invece che quella lavanda che dura una settimana in pratica a casa. Vediamo un pochettino. Buono anche questo. Poi ho detto magari cucinando il pesce, aglio, cipolla, questo magari lo teniamo nel lavandino in cucina e
È una buona idea, toglie bene gli odori. Poi, poi ho preso una scrub, che anche un po' era un po' aperto, vabbè, leggermente, però comunque c'è la carta, mi auguro sì. Comunque è chiuso. Questo è all'argan dal Marocco. Non l'ho mai utilizzato. Scrub corpo levigante con estratto di gelsomino del deserto e olio di argan. Forse l'avevo utilizzato e mi era scaduto, o era quello dell'uva rossa. Non me lo ricordo, comunque, argan del Marocco, rigenerante dell'emolliente, questo l'ho pagato 6,99. Pensavo di averlo pagato di meno in realtà, però boh, ho detto mi serve lo scrub e me lo prendo. Vabbè, e poi, mamma, qui c'è un botto di roba. Poi, olivo, crema viso pelli mature con il 97% di ingredienti di origine naturale. Questa è una crema viso pelle mature. Pelle nutrita e più compatta, che ho pagato anche questa 6,99. No, questa l'ho pagata 4,99. Ecco, l'offerta forse era, sicuramente per quello l'ho presa. Ero curiosissima di provarla già l'anno scorso, però non ho avuto modo e quindi l'ho presa 4,99. La lascerò chiusa perché ho altre creme da terminare. Poi ho voluto prendere questi due, ne ho preso due perché erano in offerta, tonico viso idratante spray con estratto di boccioli di rosa, acqua di fiordaliso e acqua axil. Sono due detergenti viso, due tonici viso. Ho fatto un po' un macello qua, vabbè, comunque li proverò e vi farò sapere, voglio sentire la profumazione perché sono curiosa. Buono, sa di rosa, però abbastanza delicata. Poi, come ma ah, ecco, poi ho preso questa crema corpo idratante intensa come non ne avessi crema fiori, perché era scontata, anche questa mi è apparsa alla fine del carrello e dicevo, vuoi aggiungere questo prodotto al prezzo di qui? Vediamo cosa dice. Qui dice 3 euro. Sì, sicuramente perché è più cara di questa, sicuramente. Cioè, più di 3 euro non l'avrei presa, però comunque l'avevo acquistata. Poi ho preso fondotinta non transfer, tenuta perfetta. Ho letto dalle recensioni che è buonissimo il fondotinta. Questa è nella colorazione natural, mi pare. Non lo dice qui la colorazione, però sì, naturale. Non l'ho ancora aperto, vediamo un pochettino. Sì, sembra chiaro, va bene. Per il mio colore di pelle, penso che vada più che bene. Sì. Oh mamma, perché se fosse stato troppo scuro mi avrebbe dato un po' di noia. A me non piace né troppo scuro né troppo chiaro perché non voglio scurirmi, ma non voglio neanche sembrare un fantasma. E poi come ultimo prodotto ho acquistato questo. Come vedete, avevo preso due, presi due, ma ne ho preso soltanto uno. Olivo stick labbra secche protettivo nutriente 100% di ingredienti di origine naturale con olio d'oliva di Palazzo Masaini. Sì, uno stick labbra come differenziare? Vabbè. Allora, questo prodottino, questa linea dell'oliva mi incuriosiva e quindi l'ho voluta provare. E questo l'avevo pagato. Eccolo qui, 2,99. Infatti, ero convinta di averne preso due, ma ne ho preso solo uno. Vabbè. Poi, come omaggi, mi hanno appunto messo due prodotti: questa crema talco piedica. Se me l'avessero mandata d'estate, mi avrebbe fatto piacere, però adesso io, sinceramente, non ne ho bisogno. Però, vabbè, la regalerò a mio fratello, o vedremo, o la lascio per l'estate prossima. E poi questo che è Argan del Marocco detergente viso settificante. Vediamo com'è questo prodotto. Ok, adesso vi faccio vedere le cose che mi hanno regalato il mio compleanno. Allora, mia cognata, insieme a un kit di borse, mi ha regalato questo rossettino molto molto carino, che è particolare perché vi faccio subito vedere. Al suo interno ha il fiorellino, vedete, molto molto carino. Non l'ho ancora utilizzato perché
Non ho avuto modo. Ecco allora, wow, non avevo neanche fatto lo swatch. È molto molto carino. Fa anche un bel colore. E poi vabbè, mi dispiace usarlo perché comunque c'è il fiorellino dentro. Mi piace come. È molto molto carino. Prende proprio la colorazione delle labbra, bellissimo. Non l'avevo ancora avuto modo di utilizzare. Mi piace tantissimo. Poi anche bello delicato, l'odore non è neanche forte. Poi una mia collega di lavoro e una mia amica mi hanno regalato questa mousse, questa sì, ciao Daniele. Sono le 10, sono ancora addormentata. Quest'acqua spray profumata di pupa, rivitalizzante, energizzante. Io avevo la con alga corallina. Vabbè, io avevo la crema e il bagno doccia di questa profumazione. Lei mi ha regalato l'acqua profumata. Poi invece una mia amica mi ha regalato questo profumo, la perla Gem. Allora, Elisir, questo qui. Dunque, questo è praticamente uguale, preciso, identico alla Vie Belle. Infatti, come l'ho sentito, ho detto no, cioè io praticamente ho la riproduzione della Vie Belle della Ioderma, praticamente è uguale, è giusto è leggermente più delicato. Lo faccio vedere, è leggermente più delicato, si sente anche là. Eccolo qui, questo è il profumo. A parte che è carinissimo, com'è? È giusto un po' più delicato rispetto alla Vie Belle, però vi assicuro che è preciso identico. L'ho già utilizzato un paio di volte. Allora, devo dire che non è vero che ne basta poco, perché per sentirsi e per durare un bel po' dovete fare un bel po' di spruzzate. La Vie Belle magari è più intenso, però, cioè, tipo l'altro giorno ho fatto tre spruzzate ed era troppo, mi stavo quasi sentendo male. Però è bellissima, è una profumazione buonissima, io l'adoro e ve la consiglio. Poi queste sono le cose che mi avevano regalato il mio compleanno, inerenti al beauty. Poi tempo fa mi ero comprato io da quel sapone un profumo più il suo spray, il deodorante spray, questi di Gianmarco Venturi. Li avevo visti in un'offerta da quel sapone. Questo spray, buonissimo il profumo, come ve lo posso descrivere? È un profumo molto delicato, fiorito, sì, sa di fiori, però nello stesso tempo è leggermente dolciastro. Il profumo non l'ho usato, e questo qui è da 30 ml, l'avevo pagato 4,90 e 4,90 il deodorante. Il profumo l'ho usato di meno. Infatti credo che dopo me lo metto, ed è buonissimo lo stesso. Andate a questo periodo che non è né caldo né freddo, ecco, una fragranza poi da tutti i giorni, abbastanza delicata, però si sente. Poi l'altro giorno sono andata da Maurice e ho acquistato questo detergente intimo delicato della Free Herbs, rosa damascena e propoli. Ero curiosa di provarlo. Poi la Free, mi trovo benissimo con le loro salviette, sono anche cruelty free e quindi ho voluto provarlo. E poi ho acquistato altri due prodotti. Allora, uno l'ho preso da OVS, che è questo deodorantino qui, della Phytorelax Laboratoire Sensitive Deo Vapo con rosa centifolia. Io sono sempre a certificato ICEA. Zero alcol, zero sali d'alluminio, vegano ok e zero parabeni. Sono sempre. Il mio cane che abbaia, no. Sono sempre alla ricerca di deodoranti bio che durino, e questo è veramente un ottimo deodorante bio che tra l'altro mi dura tutto il giorno. Adesso non l'ho provato a luglio, questo l'ho preso a fine agosto e devo dire che fa il suo dovere. Anche ad agosto c'era molto caldo, a fine agosto c'era tanto caldo e mi sono trovata benissimo con questo deodorante. E poi sempre dalla Phytorelax, invece da quel sapone, mi serviva un latte detergente. Ho preso questo latte olio detergente viso occhi della linea alle bacche di Goji,
Quindi detergente viso e occhi, ecco, Active Age Goji, peli mature, anche questo certificato c'è, l'ho utilizzato una volta solo, quindi non ho un'idea precisa, però è bello, bello ricco, e lo devo comunque testare, lo devo provare anche come struccante, perché comunque l'ho utilizzato giusto per la mattina, per detergere il viso. E niente ragazzi, questi erano tutti gli acquisti del compleanno, ordine a Bottega Verde. Io vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata, ora me ne vado al lavoro e ci vediamo alla prossima. Ciao!